Questa è la storia di un'idea nata 40 anni fa, pensando che ci fosse spazio per un progetto che avrebbe preso i dati e avrebbe saputo trasformarli in soluzioni. Era venerdì, quel 6 giugno del 1980, quando a Padova vide la luce un'azienda chiamata Cerved Engineering, che 4 anni dopo, nel 1984, sarebbe diventata semplicemente Engineering. Non erano anni facili in Italia e nel mondo dal punto di vista storico-politico. Le cose brutte sembravano essere enormemente di più di quelle belle, ma quelle belle non ce le siamo più dimenticate. Come i Blues Brothers al cinema o come il futuro immaginato dal dito di E.T. Questa però è una storia diversa. È la storia di chi, lavorando con i dati, ha immaginato il futuro e non la fantascienza. È una storia, poi, in cui si guarda più avanti che indietro, perché il c'era una volta va bene per le favole e non per le idee che vogliono diventare reali, concrete, affidabili. Non era una favola quando nel 1987 venne aperto da Engineering il primo centro di ricerca. Era la capacità di immaginare il futuro e di metterlo a sistema. E lo stesso accadde nel 1993, quando prese vita l'Academy Residenziale della Valle, una scuola interna che sarebbe servita perché il talento di chi partecipava a questa storia potesse svilupparsi, mantenersi e crescere giorno dopo giorno. Servono conoscenze solide per sviluppare le soluzioni che il mercato aspetta, perché semplicemente il mondo ha bisogno di quelle risposte. Questa è la storia di chi cerca e trova quelle risposte e lo fa scegliendo non sempre la via più comoda e diretta, ma la più efficace e lucidamente visionaria. Questa è la storia di giorni che non si dimenticano, come il 12 dicembre del 2000, mentre gli Stati Uniti contano e ricontano le schede delle elezioni presidenziali più controverse della storia. Mentre gli italiani non mangiano più le bistecche per paura della mucca pazza, alla Borsa di Milano suona la campanella per l'ingresso nel listino di Engineering. A 20 anni dalla fondazione è un grande traguardo. Anzi no, non è che l'inizio. Perché come tutte le grandi storie, questa è fatta di tante piccole trame che sanno incontrarsi e legarsi tra loro per creare nodi solidi, da cui ripartire, sempre. Come tutte le volte in cui in questi 40 anni le necessità del business hanno incontrato le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Generando nuove visioni, nuove azioni, nuove chance, abbattendo muri e allargando confini. Perché si può partire da Padova nel 1980 e arrivare in Brasile, in Serbia, in Belgio, in Germania, in Spagna, nella Repubblica Ceca, fino agli Stati Uniti e al Messico. Perché si può partire dai servizi per la pubblica amministrazione e attraverso acquisizioni strategiche aprire nuovi mercati. Nel 2001 la sanità, nel 2004 energy and utilities, finance nel 2005 e poi via via trasporti, industrie, telco e media, retail, fino alle città aumentate. E a supporto delle crescenti attività dotarsi di luoghi fondamentali come i data center di Pont Saint-Martin e di Vicenza. Questa è la storia di 40 anni passati nel ruolo di protagonista, con la capacità di adattamento iscritta nel DNA. Perché solo chi sa evolversi non si ferma mai e cerca sempre una nuova frontiera. Oggi quella frontiera si chiama trasformazione digitale. È il nuovo mondo in cui la convergenza tra tecnologia e business trasforma il modo di vivere e di lavorare, e produce nuovi valori fondanti in grado di generare ecosistemi digitali. Quei nuovi ecosistemi digitali che stanno mettendo il dato al centro di tutto e lo stanno facendo tramite la conoscenza di tutti i business e tramite piattaforme tecnologiche. Ed è su quelle piattaforme che si gioca la partita più importante. Per giocare meglio quella partita ci si è allenati, si è investito, si è diventati i migliori compagni di squadra possibili dei nostri partner. Si è corso e passato la palla al momento giusto, costruendo azioni condivise. E quelle azioni hanno portato alla meta finale, generare soluzioni componibili disegnate assieme. Questa è la storia di una sfida lanciata 40 anni fa da un gruppo di manager. Grazie allo spirito dei fondatori, nella trama di questa storia ci sono tre nomi tutelari: Anteo, Limite e Kairos.
per ricordarci sempre che saremo forti con i piedi ben piantati in terra, ma sempre proiettati al futuro, e a non indietreggiare mai, con un occhio attento alle opportunità del momento. Abbiamo iniziato gestendo dati, mutando progetti in soluzioni, esplorando, imparando e insegnando costantemente. Ma la tecnologia da sola non bastava e ci siamo addentrati e verticalizzati su tutti i mercati, ci siamo espansi in tutto il mondo e oggi l'ultima frontiera è il digitale. E lì continuiamo a esplorare, investire e crescere. In questi 40 anni ci siamo impegnati per migliorare il mondo in cui viviamo e lavoriamo, cercando di tenere, come ricorda il nostro Michele Cinaglia, il diavolo sempre in minoranza e spingendoci sempre in avanti, tutti diversi, tutti insieme. Tutti insieme per rinascere continuamente, evolvere ogni giorno, innovare per sempre. Questa è la storia di 40 anni, questa è la storia della nostra vita. Io sono engineering. 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 Noi siamo engineering.